È necessario quindi approfondire la tematica dal punto di vista tecnico, partendo ad esempio da quanto già realizzato per gli ipovedenti e non vedenti, per i quali esistono già certificatori in grado di fornire una firma digitale sicura e facilmente utilizzabile. Il Governo intende attivare un confronto tecnico con l'AGID e il Dipartimento delle Pari Opportunità per studiare proprio tecnicamente la soluzione più idonea. Una volta fatta questa verifica, nell'ambito del menzionato complesso intervento riformatore di cui è la delega sulla pubblica amministrazione, verrà valutata, tenendo conto delle criticità evidenziate, l'opportunità di introdurre il sistema dell'impronta digitale quale strumento alternativo di firma per coloro che, affetti da disabilità motoria, non siano in grado di poter sottoscrivere i documenti di proprio pugno. Grazie, il deputato Allotti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. 5 minuti. Grazie Presidente, ringrazio il sottosegretario Angelo Rughetti per la risposta che ritengo positiva, ma soprattutto la ritengo molto coerente con quelle che erano le preoccupazioni che nella mia interrogazione ho manifestato. Voglio ricordare che la risoluzione ONU sulla disabilità, approvata da ben 187 paesi su 187, si poneva l'obiettivo appunto di, ha sancito in particolar modo che l'handicap non può solo condizionare, essere una condizione sanitaria, ma è anche un fenomeno di esclusione sociale, indicando anche quali possono essere i sistemi per fronteggiarla e le metodiche perché ciò avvenga. Detto questo, credo che è del tutto ovvio che c'è una situazione che pone questi soggetti in particolare difficoltà ulteriormente aggravata dal fatto di non poter adempiere a cose importanti come quella, ad esempio, di poter firmare degli atti e di poter avere una firma su compravendite di immobili, contratti d'affitto, di locazione, su scritture private di ogni genere. Mi rendo conto che siamo in una situazione in cui, come giustamente ricordava il sottosegretario, possono esserci anche fenomeni di soggetti che mettono in atto azioni dove appunto possono carpire anche l'impronta digitale. Io credo che nello spirito appunto della delega che il governo ha ricevuto sulla base del provvedimento che abbiamo approvato pochi giorni fa qui alla Camera e che avrà il passaggio definitivo al Senato, ci sono tutte le condizioni perché possa essere affrontato anche tecnicamente questo aspetto che veniva evidenziato, ma soprattutto possa anche portare ad una risposta che sotto il profilo tecnico consenta di dare una risposta in particolar modo agli obiettivi che con questa interpellanza mi ponevo. E devo dire che la data prevista, che è quella del dicembre del 2015, è una data che ritengo congrua rispetto anche a quelle che sono le aspettative e quelle che sono le necessità di fare questo confronto proprio in profondità, perché nel dare una risposta non si creino magari condizioni che questa risposta sia parziale e possa essere usata impropriamente da soggetti che hanno l'interesse magari a carpirne le volontà di questi soggetti che sono già provati. Ringrazio il sottosegretario, ringrazio il governo per questa risposta e mi dichiaro completamente soddisfatto. La ringrazio, collega Allotti. Passiamo all'interrogazione numero 31627 e numero 31629 dei deputati Businarolo ed altri, concernente iniziative per la tutela dei dipendenti che denunciano irregolarità commesse nei luoghi di lavoro in cui operano. Le interrogazioni, vertendo sullo stesso argomento, verranno svolte congiuntamente. Il sottosegretario Rughetti ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. Premesso che questo Governo è fortemente impegnato nell'adozione di provvedimenti e misure che aumentino il grado di trasparenza dell'azione amministrativa e che combattano in modo diretto ed efficace condotte illecite nella pubblica amministrazione e il Decreto Legge 90
dello scorso anno e la delega sulla riforma della pubblica amministrazione ne sono due esempi concreti che vanno appunto in questa direzione. Quindi ciò premesso, ricordo che la legge 190 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento